Bene, buon pomeriggio, anzi buongiorno perché buon pomeriggio, buongiorno a tutti, benvenuti a questa sessione di esercitazione. Come sapete è dedicata al rendiconto finanziario, ma l'idea è quella di affrontare alcuni casi reali, appunto per andare a vedere nel dettaglio alcune dinamiche che riguardano il rendiconto finanziario, ma poi utilizzare la stessa metodologia di analisi che in prima battuta andremo a vedere sui dati storici, anche per toccare alcuni degli argomenti che voi avete indicato come di particolare interesse nel sondaggio a cui avete partecipato qualche minuto fa, anzi vi ringrazio per aver risposto. In particolare andremo a vedere come utilizzare il rendiconto finanziario anche nelle analisi di benchmark e soprattutto sul business plan. C'è anche una richiesta, ci sono state alcune richieste legate alle attività di targeting, ricerca di benchmark e quindi analisi di portafoglio. Probabilmente oggi non riusciremo a toccare anche questo argomento, se non in maniera assolutamente così volante, però sicuramente ci sono delle sessioni dedicate, no, già previste in cui andremo a fare anche questo lavoro. Come sempre do qualche minutino ai partecipanti per terminare il processo di registrazione. Nel frattempo, se per cortesia mi dite che si veda tutto bene, che mi sentite correttamente, in modo tale che poi siamo pronti per partire. Io così mi attivo anche la chat, vediamo un attimino. Perfetto, buongiorno, grazie Graziano, grazie Roberto, Matteo, per Paolo, perfetto, benissimo. Alcuni di voi hanno anche detto che sarebbero interessati a vedere dei casi reali proposti dai partecipanti. Allora, se nel frattempo che diamo ancora qualche informazione di servizio volete cominciare a indicare dei casi reali e la richiesta collegata all'analisi del singolo caso, lo cominciamo un po' a mettere tra le cose da guardare oggi. Quindi indicatemi una denominazione, una partita IVA, quello che preferite, e anche una domanda. Mi dicono che c'è un che l'audio non è perfetto. Se mi date un po', qualcun altro mi dà un po' un feedback, perché io ho un microfono proprio messo proprio sotto di me e dovrebbe essere, ecco, si sente bene, perfetto, molto 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 bene. Bene, bene, bene. Allora, note di servizio, così facciamo ancora qualche minutino di melina. Allora, questo lo possiamo mettere di qua, non ci serve. E note di servizio. Allora, innanzitutto, correttamente ci chiedete spesso dov'è che sono i documenti che andiamo a utilizzare durante questo master e dove trovare appunto il materiale, le registrazioni. Vi ricordo sempre che sul manuale, che è raggiungibile tranquillamente attraverso il sito, no? Cliccando sul manuale, no? Trovate una sezione, in particolare la numero 21, no? In cui c'è tutto il programma della formazione online e poi in particolare, se vedete, nel 21.3, quindi qua sotto, c'è l'area download. In quest'area download voi trovate, no, per il Master in Finanza Operativa, tutta la documentazione che viene prodotta nel corso del master. Okay? Quindi, alla termine di ogni sessione, appunto, vengono inseriti i collegamenti sia alle slide, se ci sono, oggi vi anticipo che non ci saranno slide, sia che il link alle registrazioni. Ma in ogni caso, ricordiamoci sempre che facendo una semplicissima ricerca tramite Google, mettendo Linus Master in Finanza Operativa, trovate tutti i link. Quindi, o li trovate direttamente tramite internet, oppure ricordatevi, no? Sito internet, manuale qui in alto, ok? Andando sul manuale, terminate su questa pagina, potete cercare area download direttamente da qua sopra, oppure se vi ricordate, andate al paragrafo 21 e sotto trovate il link all'area download e potete recuperare tutto il materiale. Ovviamente noi mettiamo tutto il materiale a disposizione. Poi sapete che ci sono delle regole che abbiamo previsto per poter ottenere il certificato, no, per chi è interessato, di esperto in finanza operativa. Quindi ci sono, diciamo, poi una cosa è poter accedere alle informazioni, un'altra cosa è poi seguire il percorso nella maniera che abbiamo disegnato e che poi prevede al termine di un esame appunto il rilascio di questo attestato.
Bene, abbiamo fatto troppa melina, possiamo iniziare direttamente e io riprenderei da dove abbiamo finito la volta scorsa, cioè dal rendiconto finanziario. Farei questo tipo di lavoro. Allora, andiamo innanzitutto a scegliere un'azienda. Ne prendo presto una a caso, in realtà una che avevo guardato qualche, diciamo, in preparazione di questa sessione, perché ci consente di fare alcuni ragionamenti, alcune riflessioni. È un consolidato, ma semplicemente perché mi interessava prendere un'azienda con certe caratteristiche. La andiamo a selezionare, andiamo a ragionare nuovamente sul rendiconto finanziario. Io quello che cercherò di fare è, diciamo, non entrare nei dettagli in cui siamo entrati la volta scorsa con l'ottimo Michele Moglia, ma vedere, cioè, far venire fuori il concetto di operativo, cioè vedere effettivamente poi come utilizzare, no, le informazioni che abbiamo a disposizione già elaborate per arrivare a delle conclusioni, no? Chiaramente più siamo consapevoli di tutte le dinamiche che buon Michele ha spiegato e più saremo in grado, no, di estrarre valore dalle informazioni che abbiamo. Allora, riguardiamo un attimino il rendiconto finanziario. Innanzitutto ricordiamoci che Linus ha di fatto tre sezioni che sono quelle fondamentali, no? Quindi l'analisi dei dati storici, l'analisi del benchmark e il business plan. Sotto questi tre menu non ci sono altro che le stesse identiche informazioni in questo menu dedicato ai dati storici, al trend, in questo menu dedicate al confronto tra le imprese e in quest'altro menu dedicato alle proiezioni che possono essere, come sapete, annuali o mensili. Quindi se io devo cercare il rendiconto finanziario di una determinata azienda, non devo fare altro che dire, ma io voglio vedere i dati storici, quindi analisi di bilancio. Mi interessa il rendiconto finanziario, no, lo vado a cercare. Il rendiconto finanziario l'ho sia in formato, calcolato con metodo indiretto, che in formato OIC. Scelgo quello che mi interessa. L'analisi numerica sarà l'analisi tabellare, quindi numerica. L'analisi grafica sono tutti grafici collegati a questa tabella. Quindi andiamo a vedere il rendiconto finanziario. E una delle cose che andremo a vedere, oltre che subito dopo averlo ripercorso rapidamente, no, è vedere quali sono gli impatti sul rendiconto finanziario della riclassificazione, che è poi il titolo della sessione di oggi, no? Quindi cercheremo di ripercorrere alcuni concetti, dopodiché cambieremo delle riclassificazioni per vedere qual è l'impatto sul rendiconto finanziario e quindi impareremo a, diciamo, a ottenere le informazioni che stiamo ricercando. Nel frattempo, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Benissimo. C'è un punto che leggo un attimo al volo. Ok, ho capito il punto, è messo, adesso ci organizziamo. Allora, rendiconto finanziario. Buon Michele vi ha fatto vedere che il rendiconto finanziario col metodo indiretto deve essere costruito attraverso, no, delle elaborazioni che vanno a pescare dei dati dal conto economico e dallo stato patrimoniale. Ok? Si chiama indiretto perché lo ricavo di fatto da questi due elementi. Per poter ottenere il rendiconto finanziario col metodo indiretto, no, è necessario, è indispensabile che abbia i dati completi, no, per almeno due periodi successivi. Perché nel momento in cui, perché questo ovviamente? Perché se io ho un bilancio abbreviato che non mi dà il dettaglio di debiti e crediti, capite bene che la differenza dei crediti clienti, dei debiti fornitori, dei debiti finanziari non le posso calcolare e quindi mi troverei fondamentalmente una variazione nulla oppure una variazione errata se avessi un anno di bilancio completo e l'altro no. È chiaro? Quindi per poter ottenere il rendiconto finanziario a metodo indiretto è fondamentale avere la quadratura, no? La quadratura dello schema fonte e impieghi di fatto, e quindi bilanci completi, non abbreviati, non con informazioni mancanti, per almeno due periodi successivi. Allora qui vi faccio una domanda semplicissima, quindi così semplicemente per riscaldare le dita e la tastiera. Come mai questo anno di qua è indicato in rosso, nonostante io abbia che il 2017 è un anno che ha tutti i dati completi? Domandina, perché in rosso? E quindi il rosso cosa vuol dire? Vuol dire di fatto che
quel rendiconto finanziario per quell'anno non è utilizzabile perché i controlli non mi dicono che non sono riuscito a calcolare tutto nel modo corretto, cioè il metodo indiretto, tra virgolette, non ha funzionato. Perché questo accade in questo caso? Stellina per Paolo, vediamo se qualcun altro. Clemente, attenzione. Guardate bene, guardate bene. Ok, Antonio, Stellina, Antonia, Giacomo. Allora, io l'ho detto rapidamente, volutamente. E attenzione, Micaela. L'ho detto rapidamente, ho fatto riferimento al 2017 volutamente. Abbiamo detto che per calcolare il rendiconto finanziario è necessario che per almeno due esercizi consecutivi, no, ci siano tutti i dati completi. Ma in questo caso l'ho scelto apposta perché può anche succedere, perfetto Michele, Alessandro, ottimo, perché io posso anche avere delle imprese che per qualche motivo non depositano un bilancio. O quel bilancio non è disponibile per qualche motivo. Allora capite bene che nel momento in cui vado a calcolare le differenze, no, tra un esercizio e il precedente, quelle differenze non sono significative. Minus questo lo evidenzia in rosso. Ok? Quindi nel momento in cui io entro nel rendiconto finanziario e trovo questa nota, già devo sapere che questi dati non li posso utilizzare a meno di andarli a rettificare, a completare, no, o direttamente dal rendiconto finanziario o andando a intervenire in rettifica sullo stato patrimoniale, ma se vado a guardare sotto vedo anche, no, che c'ho tutta una serie di indicazioni che mi dicono, no, che questa colonnina non va bene, quindi non posso partire a bomba e vedere un numero, dire ah, cash flow operativo 7 milioni, che bello. No, non va bene, devo prima essere sicuro dei dati che ho a disposizione. Questo per esempio è il motivo per cui nelle presentazioni, se noi andiamo a elaborare la presentazione, poi magari lo faccio al volo e tra un attimo, del rendiconto finanziario, nella presentazione che sarebbe un documento che poi uno utilizza, no, nei rapporti con le controparti, al posto di visualizzare i numeri, visualizzate degli NA, not available, proprio per evitare che qualcuno fa una lettura distratta, no, dei dati e magari può trasmettere dei messaggi che sono sbagliati. Quindi il 2017 è in rosso perché manca il 2016. Ok, e il 2015? Per quale motivo? Per quale motivo anche il 2015 è rosso? Ovviamente perché manca il 2014, no? Quindi quando entriamo nel rendiconto finanziario, ricordiamoci sempre che la prima colonna non possiamo usarla, ok? Perché ci manca il dato precedente, perché lo stiamo calcolando col metodo indiretto, ok? Benissimo, fatta questa nota, nel frattempo vediamo se riesco a farvi vedere al volo, ma non sono sicuro di ricordarmi come arrivarci. Eccolo qua. Secondo me, se io vado a vedere questa tavola, vedete, esatto, questa è la slide che verrebbe fuori nella presentazione. Vedete che fondamentalmente i dati che corrispondono alle colonne in rosso vengono totalmente oscurati perché non sono validi, no? E quindi si evita che appunto si possano fare degli errori di comunicazione soprattutto. Se volessi potrei andare tranquillamente a nascondere, che so, il 2015 e il 2017, quindi evitare comunque questo tipo di problematiche. Bene, adesso andiamo a ripercorrere il rendiconto finanziario con metodo indiretto. A me, io qui vorrei passare a un principio che è veramente semplice dal punto di vista del calcolo, cioè la logica del rendiconto finanziario, partendo dall'utile, ma Michele ha fatto vedere se può partire dall'EBITDA, alla fine cambia poco, è semplice. Il rendiconto finanziario parte dal presupposto che l'utile, no? Seguitemi nel ragionamento, quindi non fermatevi sulla singola parolina, che parte da un'ipotesi zero, un'ipotesi lavoro. L'utile è cassa, ovviamente sappiamo che non è vero. L'utile è cassa e quindi noi dovremmo in qualche modo considerare già questa posta come una posta che ci dovrebbe indicare appunto quello che è la cassa generata, ma in realtà sappiamo che l'utile viene calcolato andando a sottrarre delle poste non monetarie, giusto? Quindi gli ammortamenti. Quindi ci aspetto un attimo, io per arrivare dall'utile a un flusso di cassa devo andare a risommare quelle che sono le poste non monetarie, quindi gli ammortamenti li vado a risommare. Ok? Questo è il motivo per cui è fondamentale partire dal conto economico, avere un conto economico, no? Diciamo corretto, dove io ho una riclassificazione corretta, dove non ci sono errori. Ok? Però anche se arrivassi a questo valore,
che è simile a utile più ammortamenti, no? Quello che generalmente viene utilizzato anche in molti ambiti bancari. Fatemi dire, lo dico in punta di piedi, ma una certa soddisfazione, anche in modo assolutamente errato, viene considerato in ambito bancario o in certi ambiti come una proxy della cassa. Io questo non sono assolutamente d'accordo. Perché? Perché per arrivare alla cassa operativa, no? A questo benedetto utile più ammortamento, dobbiamo andare a sommare e sottrarre i delta, no, del circolante, perché altrimenti noi non potremmo andare ad avere una stima del cash flow, ok? Perché, come vedete qui, nel momento in cui io diminuisco i crediti clienti tra un esercizio e l'altro, ok, chiaramente vado a liberare della cassa e quindi la devo andare a sommare. Ok, se io mi fermassi a utile più ammortamenti troverei un valore completamente diverso. La stessa cosa per l'aumento delle rimanenze. L'aumento delle rimanenze mi vanno a drenare cassa e quindi lo vado a ridurre. Vado a ridurre, no, il calcoletto che sto facendo di 21.000 euro. Ok, stessa cosa per i debiti finanziari, quindi una diminuzione dei debiti finanziari producono un assorbimento di cassa, no? Ok. Questo perché? Perché se io ho una diminuzione dei debiti finanziari vuol dire che sto pagando i miei fornitori e quindi ho avuto un cash out, ok? In questo modo, in maniera indiretta, si riesce a determinare quello che viene definito un cash flow capitale circolante operativo, ok? In qua è tutto chiaro? Magari sono anche cose scontate, le abbiamo dette varie volte, però magari vale la pena anche un attimo andarci a ragionare. Grazie Micaela. Benissimo. Attenzione che però per arrivare al cash flow operativo, cioè quel flusso di cassa che ha a che fare col motivo per cui l'azienda esiste, con la gestione caratteristica e quant'altro, devo andare a considerare anche, no, i delta dell'altro circolante, quindi aumento diminuzione dei crediti clienti, aumento diminuzione dei debiti fornitori, aumento diminuzione dei fondi e arriviamo a questo bellissimo aggregato. Ok? Se io, ricordatemi, volessi ricalcolarmelo, no, a manina, non dovrei fare altro che andare a pescare, vediamo per i crediti clienti, no? Andare a pescare, no, da qui e andare a calcolare fondamentalmente queste differenze. Poi, se volessimo entrare più nel dettaglio, sappiamo che ci sono anche delle piccole, diciamo, attenzioni o grandi attenzioni con cui bisogna fare i conti, nel senso che io posso aver contabilizzato all'interno dei crediti clienti anche le svalutazioni e quindi nel calcolo corretto per avere un cash flow quanto più reale possibile devo andare a tener conto di determinate cose e nella I che trovate vicino ai vari saldi trovate delle spiegazioni. Vi faccio un altro esempio su questo punto. Allora, vedete che subito dopo l'utile perdita di esercizi abbiamo una bella voce che può essere popolata o meno, che dice, attenzione però, dobbiamo andare a inserire incrementi delle immobilizzazioni per lavori in corso. Questo perché? Perché questa è una posta non monetaria, quindi che però è dentro il conto economico e quindi mi andrebbe a sporcare quella che è il valore del cash flow. Quindi quello che succede è che Linus ne tiene conto subito dopo l'utile alla stessa stregua degli ammortamenti, no? E poi però gli stessi importi li va a riconsiderare nel momento in cui va a calcolare il delta dell'attivo fisso netto, no? Perché ricordiamoci una cosa fondamentale, alla fine quello di cui dobbiamo essere sicuri quando calcoliamo il rendiconto finanziario è che la variazione di cassa finale, no, sia la stessa che troviamo facendo la differenza tra cassa iniziale e cassa finale che troviamo nello stato patrimoniale. È chiaro questo aspetto, cioè noi abbiamo nello stato patrimoniale una liquidità al tempo T, sempre nello stato patrimoniale andiamo a prendere la liquidità al tempo T più 1, il delta è esattamente quello che troviamo qui. Quindi nel momento in cui noi facciamo tutti i nostri conticini, questo numero non può essere diverso da questo delta. Quello che può cambiare per effetto, per esempio, della riclassificazione è il modo in cui andiamo a calcolare questi saldi, perché a secondo delle riclassificazioni alcuni delta possono stare qui o possono stare qui sotto, ok? Quindi è chiaro che ci possono essere differenze appunto nelle linee intermedie, ma non ci può essere una differenza nel saldo finale, nella variazione finale, ok? E poi l'altro aspetto fondamentale, ma questo l'abbiamo già toccato abbondantemente la volta scorsa,
è che io nel calcolo di alcuni aggregati, per esempio il delta T o fisso netto, potrei andare a leggere un numero che non corrisponde effettivamente a un cash out, ma può essere effetto di una rivalutazione. E abbiamo visto alla fine del MAST della sessione della scorsa settimana che in quel caso, dopo aver capito qual è l'effettivo caso che sto analizzando, devo andare a inserire le mie rettifiche che non posso. Per ottenere dei valori che non posso ottenere in automatico, altrimenti lo farebbe Linus, ma li posso ottenere solo grazie a un ragionamento, a un'analisi dettagliata del singolo caso. Ok? Torniamo sempre e comunque al solito punto. La tecnologia ci deve mettere, diciamo, in condizione di avere subito e rapidamente tutte le informazioni che è possibile elaborare, dopodiché ci vuole sempre diciamo una professionalità che va a decodificare i risultati e chiaramente sulla base di questa decodifica prendere le decisioni, ok? E non c'è alternativa rispetto a questo, ma questo è vero per l'analisi del rendiconto finanziario, l'abbiamo visto per l'analisi della PFN dell'EBITDA, per l'interpretazione degli indici, per la ricerca del benchmark, no? Per il business plan, addirittura c'è ancora spesso e volentieri noi riceviamo la richiesta di poter avere una proiezione, un business plan in automatico. Matematicamente questa è una banalità, perché basta inserire le ipotesi, no? E automaticamente, matematicamente il business plan viene calcolato. Lo vedremo anche oggi, faremo degli esempi. Ma il problema è che ipotesi metto, per quale motivo metto quelle ipotesi? Ha senso mettere delle ipotesi che sono generali, di settore, sapendo bene che poi le imprese, no, si comportano in modo differente, no? Qual è la sensibilità alle ipotesi che inserisco, no? E quindi, diciamo, diventa sempre fondamentale la scelta, e la scelta non può che farla un utente che va a guardare appunto le singole situazioni. Poi è chiaro che tutto, parliamo sempre di finanza operativa, si deve andare a sposare con il tempo che abbiamo a disposizione e con gli obiettivi. E quindi, chiaramente, se io sono la grande banca, o il professionista che comunque deve analizzare un grande portafoglio di imprese, è chiaro che devo trovare delle metodologie che mi consentono di avvicinarmi progressivamente all'obiettivo. Quindi, per esempio, mi devo mettere in condizione di applicare degli scenari che magari ho definito con determinate logiche a dei panel di impresa, dei cluster di impresa, dei gruppi di imprese. Però questa cosa la posso fare non in maniera generale, ma dopo aver lavorato sul concetto di clusterizzazione. Cosa vuol dire? Creazione di gruppi, no? Piccoli e grandi non è importante, ma gruppi che in qualche modo hanno delle caratteristiche tali per cui quel modello di simulazione ha senso. Stessa cosa sul benchmark, no? Ah, ma il benchmark in automatico è possibile averlo? Sì, noi elaboriamo un benchmark in automatico, adesso non per i consolidati, perché per scelta viene automaticamente oscurato, perché il consolidato per definizione è un tipo di azienda che va studiata, va capito cosa c'è all'interno, eccetera, eccetera. Però per tutte le altre imprese c'è anche un benchmark automatico che si basa su questo concetto della clusterizzazione, cioè di andare a prendere imprese simili per caratteristiche ecofin. Però in generale la ricerca del benchmark richiede un lavoro da parte del professionista o una conoscenza, o tutte e due, che è ancora meglio. Il lavoro è quello di andare a utilizzare i filtri per identificare delle imprese simili secondo gli obiettivi della ricerca, no? La conoscenza è quella che ci porta a, per esempio, aggiungere delle imprese che non fanno parte di quella teco, ma che magari hanno un'altra teco, ma sappiamo che fanno quel tipo di lavoro. Oppure può significare andare a ritagliare da un determinato bilancio di un'impresa la porzione del business, no? Che è coerente col mio modello di ricerca. Oppure, meglio ancora, quello che dico sempre, se abbiamo la fortuna di interagire direttamente con gli imprenditori, la cosa migliore da fare è discuterne con il nostro caro imprenditore, che probabilmente è quello che conosce meglio chi sono i propri concorrenti. E spesso e volentieri scopriamo che noi abbiamo fatto una bella ricerca sul territorio nazionale per poi scoprire che i tuoi concorrenti stanno in Spagna e in Francia, per esempio, magari sono nominativi che non hanno una codifica che ci consente di andarla a raggiungere, non ci sono studi settoriali che ci consentono di estrarre quei nominativi, e quindi una cosa che possiamo fare è farci dire da un esperto, in questo caso l'imprenditore, quali sono questi concorrenti, e poi andarci a fare le nostre belle elaborazioni, andando a pescare i bilanci di quelle imprese, se esistono, e andando a fare il confronto con le imprese che appunto sono state identificate.
Quindi sempre e comunque andiamo a leggere i numeri e capirne la logica che c'è dietro, altrimenti prendiamo delle grandi cantonate. Allora, Cristina giustamente dice la verifica sulla cassa la fa il sistema, assolutamente sì, torno al punto di prima, quello che stavo sottolineando, cioè il rendiconto finanziario ha un controllo che deve essere sempre ok, altrimenti compare il rosso che abbiamo visto prima, cioè che la cassa iniziale, no, del bilancio. Quindi questo è il dato che noi abbiamo nello stato patrimoniale del 2019, più la cassa finale deve andare, cioè, diciamo, più la variazione di cassa mi deve andare a dare la cassa finale di bilancio. Su questo non ci sono storie, cioè deve essere assolutamente così. Quindi sì, Cristiano, fai una sorta di automatico, laddove c'è una differenza viene evidenziata. Tant'è vero che se io per esempio provassi, no, a mettere un numero a caso in mezzo, chiaramente immediatamente mi segnala che c'è un'anomalia che devo andare a sanare, me lo fa vedere attraverso, se non ricordo male, non mi ricordo se già evidenzia, vedete, già immediatamente ho messo una scodatura, immediatamente mi compare il rosso esattamente come qui. Ok? Perché? Perché a questo punto c'è una scodatura tra cassa iniziale e cassa finale, quindi la variazione non corrisponde al delta tra i due aggregati. Bene, fatta fatte queste considerazioni, io volevo farvi ragionare su una cosetta e per questo ho preso questa azienda di qua, e cioè quello che è l'impatto delle riclassificazioni, o fatemi dire dei magheggi, no, sul rendiconto finanziario. Allora, seguitemi in questo ragionamento. In questo momento questa azienda ha un cash flow, capitale circolante operativo di 4 milioni e 2, mettendo i delta dell'altro circolante arriviamo a 4 milioni e 8. Ok, bene. Allora, facciamo questo esercizio di qua. Andiamo a prendere il nostro conto economico, dei dati storici, quindi analisi di bilancio, conto economico, analisi numerica, no? Analizziamo un po' questa azienda di qua. Cosa succede? Adesso qui devo trovare anche le parole giuste, però le troverò. Succede che magari questa azienda di qua, ok, questa azienda di qua ha un utile di 478, no? Mi sarebbe piaciuto prendere un esempio con utile negativo, anzi, guardate, facciamolo sul 2019, che è più bello. Facciamo sul 2019. Vedete che questa azienda di qua, nel 2019, c'ha una bella perdita di 1.700.000, ok? Quindi nel rendiconto finanziario noi memorizziamo 393, no? E 5 milioni e 8, ok? Tanto lo lascio qui, non lo aggiorno, quindi questi numeri rimarranno così anche dopo che faccio quello che sto per fare, no? Ops, questo lo possiamo chiudere. Ecco qua. Immaginate che l'impresa abbia, non lo so, dei covenants, insomma, fondamentalmente facendo degli opportuni ragionamenti sul magazzino, eccetera, si rende conto, no, in qualche modo, che in realtà il magazzino, no, non è quello che è stato inizialmente inserito nella bozza di bilancio, fatemela dire in questo modo, no? Ok, ma in realtà potrebbe assumere un valore superiore che avrebbe come impatto che cosa? Quello di andare a incrementare la variazione delle rimanenze e pertanto di conseguenza, no, produrre come risultato in fondo al conto economico un risultato migliore della perdita di 1.700.000. Ok, quindi immaginate che l'azienda abbia 2.600.000 di rimanenze nel 2019, poi per qualche motivo, no, incrementa questo magazzino. Lo posso dire qualcuno che, no, dice lo magheggia, fa un'alchimia contabile, non so bene come, insomma, avete capito quello che intendo dire, e anziché 9.600.000, dice no, io ho fatto i miei ragionamenti, in realtà il magazzino è 11 milioni. Ok? Ora capite bene che nel momento in cui inserisco 11 milioni nello stato patrimoniale, cosa accadrà in prima battuta quando aggiorno? Vediamo se qualcuno è veloce, si merita una stellina. Nessuno. Allora, benissimo. Ok, avete detto tutte le cose giuste. No, la prima cosa che succede da un punto di vista puramente operativo è che se io vado a incrementare il magazzino, vedete che immediatamente mi trovo una squadratura, no, degli schemi, ok?
perché ancora io ho lavorato soltanto sullo stato patrimoniale, tant'è vero che io nei miei controlli vedo che c'ho un 11 milioni di differenza tra fonti e impieghi. Fonti meno impieghi uguale a meno 11 milioni, e lo trovate qui, lo trovate qui sotto, lo trovate praticamente dappertutto, no? Quindi quello che dobbiamo fare cos'è? Andare nel conto economico, no? E andare a inserire questi 11 milioni. Scusate, io ho fatto un errore, torno un attimino indietro perché così viene fuori un numero pazzesco. Torno un attimino indietro, perdonatemi, perché vi spiego qual è l'errore che ho fatto prima di andare avanti. Vi faccio tornare un attimino indietro. Io ho messo una rettifica di 11 milioni e così il magazzino mi viene fuori 20 milioni. Qua nello stato patrimoniale si lavora in rettifica, no? Non in input. Quindi il numero post rettifica è dato da quello pre rettifica più la rettifica, verrebbe fuori un numero troppo elevato. Invece volevo mettere una rettifica di 2 milioni, okay? Che mi sembra più coerente con l'esercizio che stiamo facendo. Okay? Scusate per il passaggio, no? Vedete, a questo punto la differenza tra fonte e impieghi è 2 milioni. Ok? Dobbiamo andare nel nostro conto economico e, no, fare un input che sia coerente con la rettifica che stiamo inserendo. Ok? Esattamente giusto, Pietro. Vedete che il 2019 è ancora squadrato, no? Apriamo la nostra colonna di rettifica e l'andiamo a inserire nelle variazioni rimanenze, no? Quindi andiamo a mettere anche qui i 2 milioni. Il puntino qui in alto adesso diventerà giallo, no? Perché diventa giallo? Perché contabilmente i dati sono corretti, però questi dati corretti li stiamo ottenendo come attraverso un input manuale, quindi attraverso dati che non sono più soltanto quelli ufficiali, ma sono quelli ufficiali della fonte con degli inserimenti da parte dell'utente. Quindi se qualcuno in questo momento, immaginate che io stia collaborando con altri professionisti sullo stesso ambiente, se entro in questo momento nell'azienda mi rendo subito conto che c'è stata una rettifica manuale, quindi posso andarla a visualizzare. Bene, a questo punto qual è l'impatto di questi 2 milioni di rettifiche in variazioni rimanenze e quindi chiaramente nel magazzino? Vedete, abbiamo un utile di 317 mila euro, no? Ok? Bene, questo potrebbe essere una classica situazione che si raggiunge con numeri sicuramente diversi, veritieri e quant'altro, ma che si raggiunge quando si discute della bozza di bilancio prima di andarlo a depositare, no? Come nota di servizio vi faccio notare che quando voi trovate delle celle in arancione vuol dire che c'è una differenza tra il valore che l'INOS si aspetterebbe perché è presente nella fonte e il valore che invece deriva dalla riclassificazione. Ok, quindi se ci passate sopra il mouse vedete quello che è il valore che si aspetterebbe. E in questo caso si aspetterebbe meno 1.682 perché è esattamente il valore del bilancio. Okay. Bene, a questo punto la domanda a cui volevo dare risposta insieme a voi è: qual è l'impatto di questa rettifica sul rendiconto finanziario e in particolare sul cash flow operativo? Vi ricordate che siamo partiti da qui, questa è la situazione prima della rettifica, proprio prima, ok? Avevamo 4 milioni e 2 di cash flow capitale circolante operativo e 4 milioni e 749 di cash flow operativo. Nel momento in cui io aggiorno la pagina, no? Quindi faccio girare anche i numeri che ho inserito in rettifica, quale sarà l'impatto su questi due numeri? Vediamo. Michela, Simona. Allora, bravo Alessandro, attento Pietro. Nel 2019, scusate, siamo nel 2019, mi fanno notare l'impatto su questi due numeri, perdonate, l'impatto lo andremo a vedere sui numeri del 2019, grazie Luigi. Ok, qual è l'impatto di questa rettifica che abbiamo fatto? Attenzione Donato, attenzione Manuela, questa cosa frega la maggior parte. Uno migliora, l'altro peggiora, va bene. Allora, ragioniamo e poi vediamo il risultato. Ok? Io per effetto siamo nel 2019, no? Per effetto della rettifica sul conto economico, ricordate quello che ho detto all'inizio, no?
Come si costruisce il rendiconto finanziario? Si parte dall'utile, ipotizzando, tra virgolette, che sia cassa, ma siccome non la è, lo sappiamo, aggiungiamo le poste non monetarie, mettiamo i delta, eccetera, eccetera, no? Allora, noi abbiamo fatto due rettifiche, una sul conto economico e l'altra sullo stato patrimoniale. Quella sul conto economico ha avuto come effetto finale il cambiamento dell'utile di esercizio. Siamo passati da meno 1,6 a più 400, contiamolo male, no? Quindi qua abbiamo un più 2 milioni, ok? Poi, ammortamenti sono cambiati? No, non li abbiamo cambiati. Accantonamenti sono cambiati? No, no, no. Crediti sono cambiati? Le rimanenze sì che sono cambiate. Ok? E come sono cambiate? No, le abbiamo aumentate di 2 milioni. Quindi qua a livello di rimanenze ci troveremo una differenza rispetto a questa situazione di meno 2 milioni, giusto? Se la matematica no, è sempre la stessa, più 2 milioni meno 2 milioni, effetto zero. Quindi l'impatto sul cash flow di questa operazione è nullo. Ricordiamocelo bene. Quindi se io a questo punto aggiorno la pagina, vedete che rimarrà 393, ok? E l'altro numero che c'era sotto, rimarranno assolutamente invariati, non cambiano. Vedete, 393. 5 milioni e 8, ok. Chiaramente è cambiato l'utile perché prima era negativo, adesso è diventato positivo perché abbiamo sommato 2 milioni. Sono cambiate le rimanenze perché le abbiamo ridotte i 2 milioni. Più 2 milioni, meno 2 milioni, zero. Effetto netto invariato. Ok? Vi è chiaro questo aspetto che è fondamentale? Questa cosa mi date una conferma se è chiaro a tutti, se no ci ritorniamo. Facciamo anche un altro esercizio. Perfetto Davide, perfetto Alessandro. Benissimo. Questa cosa che abbiamo fatto è il motivo per cui adesso la levo un attimo la rettifica, quindi sto tornando alla situazione, diciamo, tra virgolette, iniziale, quella prima di fare le rettifiche. Ok. Pierpaolo dice purtroppo è chiaro. Clemente dice che non è chiaro. Allora lo rifacciamo. Lo rifacciamo. Senza nessun tipo di problema. Allora, innanzitutto finisco il ragionamento Clemente e poi lo rifacciamo lo stesso tipo di ragionamento, no? Allora, voglio farvi vedere una cosa importante, che è il motivo per cui coerentemente col fatto che abbiamo sempre detto che è fondamentale in una buona analisi di bilancio guardare sempre l'economico, il patrimoniale e il finanziario, sempre questi tre, è il treppiedi del seggiolino, non so come dire, cioè senza uno di questi tre il sistema crolla, cioè non è possibile farsi un'idea completa. Coerentemente con questo, Linus vi va a calcolare sempre, no? Sempre il rapporto tra l'EBITDA, che è una proxy sporchissima della cassa, ok? E il cash flow capitale circolante operativo, ok? Perché se questo rapporto è in certe condizioni aziendali di stabilità, ci sono sempre tanti se purtroppo dietro, però questo rapporto dovrebbe essere più o meno costante. Quando invece l'EBITDA è molto più alto rispetto al cash flow e quindi il rapporto sale, no? La domanda che dobbiamo andarci a fare è: ma non è che per caso nell'EBITDA abbiamo inserito qualcosa che effettivamente non genera cassa e probabilmente è solo di natura contabile? Cioè una variazione rimanenze, no? Se è contabile, non genera cassa. E questo viene fuori da questo benedetto rapporto tra EBITDA e cash flow. Quindi nei punti di attenzione, qua siamo nella situazione vergine, vi ricordate qua c'è il puntino verde, quindi siamo nella situazione prima della simulazione e addirittura già Linus dice guarda che io sto notando qualcosa di particolare nel 2020, no? Mi sembrerebbe che ci potrebbe essere una variazione di rimanenze un po' anomala, ok? Questa addirittura nel 2020, noi l'esercizio l'abbiamo fatto nel 2019, okay? Quindi è probabile pure che se fosse vero tutto il ragionamento che stiamo facendo, no? C'è in qualche modo, no, un tema delle rimanenze che riguarda questa azienda anche dal punto di vista storico. Infatti vedete che passando dal 2019 al 2020 c'è un incremento importante delle rimanenze di quanto sono 30 giorni, 28 giorni, no?
ok, 38 giorni. Quindi questa cosa già dovrebbe imporre all'analista il fatto di andare a guardare nel dettaglio la dinamica delle rimanenze. Poi attenzione, non prendiamo subito, diciamo, delle scorciatoie e siccome da 107 siamo passati a 145, allora l'azienda sta facendo chissà che cosa. No, ci possono essere mille motivi per cui le rimanenze si muovono in maniera anomala. L'importante è capire perché e spiegarlo, mettere tranquillamente delle note e dire: notata l'incremento delle rimanenze che è dovuta a questo, questo, questo e quell'altro, basta. C'è sempre una motivazione, l'importante è capire il sintomo. Allora, io ringrazio anche Stefano e riprendo un attimino il punto di Clemente per rifare rapidamente il giro, no? Io vado nel mio conto economico. No? E siamo nella situazione in cui abbiamo una bozza di bilancio, ok? La posso dire male male, tanto capite un po' il senso di quello che cerco di dire, no? Io sono uno che facciamo così, che ragiona all'antica, no? Quando si taroccava il magazzino senza neanche pensarci per fare venire un utile, no? Adesso la dico male, ma insomma alla fine capite che ci possono essere, cioè, la logica è questa, il caso è quello, poi ovviamente ci sono motivazioni molto più, come si può dire, collegata a effettive situazioni aziendali che potrebbero generare la stessa situazione. Però il concetto di base qual è? Io ho una bozza di bilancio che mi porta una perdita di 1,7 milioni, no? Però quello che faccio è fondamentalmente andare a lavorare contabilmente sulle rimanenze, ok? Quindi, scusate, mi apro due o tre pagine così mi metto in condizioni poi di essere anche più veloce, perché capite, con due sistemi di webinar attivi, eccetera, la connessione purtroppo non può essere quella massima. Anzi, chiudo pure queste pagine, tanto non ci servono più, e così cerchiamo di andare un po' più veloce. Quindi vado nello stato patrimoniale e mi apro anche il rendiconto finanziario, così ce l'abbiamo tutte e tre. Ok? Quindi vedo, Clemente, guardo che ho una perdita, no? Vedo il magazzino, siamo nel 2019, ok? E mi rendo conto che il magazzino che voglio inserire è da rettificare per 2 milioni. Ok? Quindi aggiorno, mi trovo 2 milioni in più adesso nel magazzino, che chiaramente mi danno una squadratura. Ok? Vedete, la squadratura viene immediatamente indicata, che nel momento in cui voglio, diciamo, che per fare un'operazione contabilmente corretta, mi impone di andare anche a modificare le variazioni rimanenze. Ok? Variazioni rimanenze più 2 milioni. Vedete che in questo momento l'EBITDA è 4 milioni, chiaramente appena aggiungo 2 milioni l'EBITDA diventerà 7 milioni, da 4,9 diventa 6,9. Ok? Chiaramente cosa succede? Che vado giù. Anche l'utile è diventato positivo, da meno 1,6 è diventato più 300, ok? Quindi, bene, questo è qua il bilancio che va depositato. Però, cosa succede? Il rendiconto finanziario elaborato prima della rettifica, no? Mi fa vedere un cash flow di 4 milioni, un cash flow capitale circolante operativo, un cash flow operativo di 6 milioni. Ora, il punto è, la domanda posta, ma cosa succede nel momento in cui io tengo conto della rettifica? Cambia o non cambiano o non cambiano questi due valori? La risposta è no, perché di fatto, se noi andiamo a mettere i delta rispetto a questa colonna derivanti dall'operazione che abbiamo inserito, noi stiamo aggiungendo 2 milioni nella prima riga e stiamo sottraendo 2 milioni nella riga del delta rimanenze. Risultato netto 0. E quindi queste due voci rimangono assolutamente invariate. Vediamo se è vero, aggiorno la pagina e, come abbiamo visto prima, non cambia assolutamente nulla. Perfetto. Cristina dice: migliore il bilancio, ma peggiore il circolante, nel senso che aumentando le banche potrebbero allarmarsi. Allora, che migliore il bilancio ne dobbiamo discutere, perché come sempre mai nessun elemento da solo migliora o peggiora.
Se io ho un magazzino di 350 giorni in un settore che viaggia a 90 e aumento il magazzino, peggioro in realtà il bilancio in qualche modo perché sto mostrando il fatto che patrimonialmente posso avere un circolante, diciamo un circolante che non circola, no? Quindi un magazzino un pochettino bloccato. Quindi fino a certi limiti questa cosa è sicuramente vera. Ma il vero punto che io voglio far passare è che diciamo che è relativamente facile quantomeno avere il ragionevole dubbio che il magazzino che è mostrato a bilancio non sia del tutto coerente col profilo finanziario dell'impresa, che questo è il punto fondamentale, no? Quindi io devo avere una coerenza tra economico, patrimoniale e finanziario. Come faccio a scoprire se questa coerenza potrebbe condizionale non esserci? Vado a confrontare l'EBITDA, no, fondamentalmente con il cash flow operativo. Se ho una differenza estremamente marcata, è un buon segnale da approfondire, come se troviamo i famosi asterischi sul colesterolo, e a quel punto dobbiamo capire. Linus, questa cosa la metti in evidenza nei punti di attenzione. Da qualche parte, eccolo qua. Ok? Questo è dopo la rettifica. Quindi vi mette in evidenza comunque se ci sono delle anomalie. Ma la cosa importante è che questa rettifica non ha impatto sul cash flow ed è il motivo per cui quando noi andiamo a calcolare tutti i rapporti PFN su EBITDA, preferiamo andare a vedere, no, come acid test se vogliamo, se fondamentalmente, cioè qual è il rapporto tra la media delle PFN, no? Quindi le PFN calcolate dalle diverse modalità e il cash flow operativo, cioè in altri termini, come proxy della cassa, cerchiamo di non prendere mai l'EBITDA, ma andiamo a prendere proprio il cash flow capitale circolante operativo perché non è influenzato da queste dinamiche. Ok? Benissimo. Allora, a questo punto io rifarei un bel giro, no? Anche, anzitutto, scusate, prima di fare un giro su un caso che cominciate un po' a mettermi nella chat se volete. Così lo andiamo a vedere dall'inizio alla fine, però volevo anche dirvi un'altra cosa, e cioè che nelle aziende, diciamo, nella piramidona delle imprese italiane, voi sapete che ce ne sono circa 6.000 che fanno fondamentalmente il 70-80% di tutti gli aggregati, quindi 70-80% di tutti i ricavi, degli indebitamenti, della cassa, eccetera, eccetera, le grandi imprese, eccetera. E poi fondamentalmente, man mano che andiamo giù, la numerica cresce e chiaramente le imprese diventano sicuramente più piccoline. Quelle grosso modo sopra 400, sopra 500 mila euro di ricavi sono circa 450 mila. Ok? Ora, man mano che andiamo verso le piccole, ok? Più è facile che in automatico non troviamo i bilanci completi. Quindi lì abbiamo due strade. La prima strada è quella di farci dare delle informazioni direttamente dal cliente, no? Se siamo i commercialisti che gestiamo quell'azienda, abbiamo i dati a disposizione e possiamo inserire le nostre rettifiche. Ma se siamo dei consulenti, quindi siamo esterni rispetto all'impresa, ci dobbiamo fare dare i dati di dettaglio dall'azienda, se è possibile. Ma se questo non è possibile, finanza operativa, cioè perché poi, no, ci sono molte situazioni in cui non è possibile, cosa possiamo fare? Beh, non ci sono, bisogna fare molta attenzione, però c'è un'analisi che è inserita sotto sintesi, analisi grafica, che qualche idea la può dare, qualche tipo di spunto la può dare anche per i bilanci abbreviati, che non è altro che questa analisi. Ok? Scusate, permettete che prima di farvela vedere, torno un attimo indietro perché vorrei tornare alla situazione reale dell'azienda, tolte le nostre rettifiche. Quindi torno un attimo indietro e lo faccio al volo, così riandiamo nello stesso menu. Quindi, ok, vado a togliere, a resettare le rettifiche. Ok, quindi torniamo al puntino verde. Grazie, Giacomo. Torniamo al nostro puntino verde e abbiamo detto, ma immaginiamo che sia un'impresa che ha un bilancio abbreviato, ok? A questo punto che possiamo fare? Sintesi, analisi grafica e guardiamo questo grafico che si chiama proprio esattamente come è scritto qui,
analisi, andamento, patrimonio netto, utile e liquidità. Perché questi tre numeri? Il patrimonio netto, se abbiamo un bilancio dove il civilistico quadra, quindi l'attivo corrisponde al passivo, il patrimonio netto ce l'abbiamo. L'utile è una voce di conto economico, l'ultima riga del conto economico che è sempre disponibile ovviamente anche per il bilancio abbreviato. La liquidità è un dato che anche nello stato patrimoniale, quindi non completo, è sempre disponibile. Quindi sono tre numerelli che abbiamo sempre a disposizione, ok? E le possiamo considerare con assoluta ed estrema cautela, assoluta ed estrema cautela, delle proxy dell'equilibrio patrimoniale, dell'equilibrio economico, no? E dell'equilibrio finanziario, ma con molta cautela, lo stiamo, ripeto, stiamo utilizzando in assenza d'altro, quando non abbiamo alternative. E qua vediamo delle cose. Equilibrio patrimoniale, o meglio, proxy e l'equilibrio patrimoniale. Vediamo che questa azienda dal 2015 al 2020 ha prima incrementato il patrimonio e poi progressivamente è andato giù, ok? Anche in maniera abbastanza importante, da 19 milioni a 16 milioni, ok? Quindi, siccome ricordiamoci che l'obiettivo dell'imprenditore a lungo termine è quello di incrementare il patrimonio, già questa banalissima rappresentazione ci dice che questa azienda ha avuto qualche problemino, no? O potrebbe aver avuto qualche problemino a partire dal 2017 in poi, a partire dal 2018 in poi, perché il patrimonio è sceso. A noi piacerebbe di più trovare delle aziende dove il patrimonio cresce sempre e cresce in maniera, diciamo, fisiologicamente sana per effetto di che cosa? Della crescita dell'utile. Equilibrio, proxy, equilibrio economico. Qua invece l'utile, vedete, è che è andato giù, negativo, negativo, e poi si è ripreso l'ultimo anno. Ok? E quindi noi sappiamo che cosa da queste due informazioni, o meglio, potremmo aver capito da queste due informazioni che la diminuzione del patrimonio deriva da una problematica in termini di utile, quindi di profilo economico. Quindi si è deteriorato il profilo economico. E quindi questo ha peggiorato il profilo patrimoniale, ok? E dal punto di vista della cassa, no? La cassa, vedete, che è sempre stata sicuramente a valori importanti, no? Questo è un dato potenzialmente positivo. Su un'azienda non mi ricordo quanto faceva, circa, adesso non ricordo più, ma 200 milioni mi sembra. Comunque c'è un livello di cassa accettabile, che è cresciuta nell'ultimo anno. Questa crescita dell'ultimo anno, attenzione a valutarla come positiva, perché una crescita dell'equità dipende da tante cose, tra cui quella che abbiamo visto potrebbe essere frutto di una riduzione del circolante, ma la riduzione del circolante si ha anche in situazioni in cui l'azienda riduce il fatturato. Generalmente quando l'azienda riduce il fatturato a parità di altre condizioni, libera, no, cassa, e quindi possiamo avere una dinamica di cassa di questo genere. Ora capite bene che questi tre elementi quantomeno mi fanno venire fuori l'esigenza di andare a approfondire, gli aspetti che sono importanti, no? Viceversa, questo l'ho messo, vediamo se la trovo qui al volo, se no poi faccio un'altra cosetta. Non so se qua c'ho i dati aggiornati perché sono nella mia area riservata, questo lo dico per chi conosce bene Linus e quindi posso avere dati completamente sporchi. Vedete, questa è un'azienda che, no, ha il puntino rosso perché ha i bilanci abbreviati, ma chi se ne frega, no, io posso anche per questa azienda vedere un andamentale, vedete il patrimonio che è cresciuto, 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 ammazza quanto è cresciuto, perché qui dobbiamo fare attenzione, com'è che c'è una crescita del patrimonio che va da 300.000 a 1.350.000? Beh, andiamo a vedere l'utile, è cresciuto coerentemente, l'utile è cresciuto, ma non da generare questo delta patrimoniale. Quindi sappiamo che cosa, vediamo se qualcuno lo rileva rapidamente. Cosa sappiamo dal fatto che c'è un incremento così verticale del patrimonio netto, no? Che c'è stato, state dicendo tutte cose giuste, no? Però perfetto, perfetto. Il concetto, tutti, allora, attenzione, colgo l'occasione. Del fatto che quasi tutti voi state scrivendo rivalutazione. Fate attenzione, no? Non sto dicendo che è sbagliato, perché è una delle motivazioni per cui io posso avere un incremento del patrimonio. Però
Il principio di base è che non dobbiamo mai partire con un'idea, come quando si fa indagine, no? Diciamo di ricerca, no? Con un'idea precostituita che poi dobbiamo confermare a tutti i costi, no? Ma dobbiamo partire da un sospetto e andare a capire quali sono le cause. Cosa voglio dire? Noi qui sappiamo che c'è un'operazione straordinaria, punto. Poi sicuramente, ed è vero in questo caso, sarà in questo caso una rivalutazione di un attivo. Ma potrebbero essere tante altre cose, no? Potrebbero essere altre operazioni, magari di investimento, potrebbero essere delle altre motivazioni, un aumento di capitale, come qualcuno ha scritto, ci possono essere varie altre motivazioni che giustificano il fatto che io ho un incremento del patrimonio. Quindi vedete che anche nei bilanci abbreviati possiamo in qualche modo avere un'idea, uno, dell'andamento generale dell'impresa e due, di quali sono le cose che dobbiamo andare un pochettino ad investigare. E come sempre la nota integrativa poi ci aiuta, se non meglio, il rapporto diretto con il nostro imprenditore. Torno all'impresa di prima, che era la nostra. Ok. Allora, qui quindi ci aspettiamo qualche punto di attenzione, vediamo rapidamente negli indici se queste cose vengono fuori anche facendo un'analisi un pochettino più dettagliata, poi andiamo a vedere le famose faccine e poi vedete, il resto, questo è un caso abbastanza semplice, partiamo da un 15-17 più o meno in area verde, no? Con gli indicatori tutto sommato che vanno benino, vedete che sono tutti verdi. Ah, ma la soglia qual è? Ma chi se ne frega? L'importante è che se c'è una soglia verde, insomma, a meno di casi particolari, e se tutti gli indicatori sono verdi, diciamo, capisco bene che il problema, sicuramente avevo meno problemi nel 15-17 che non negli altri anni, dove vediamo un progressivo peggioramento del profilo economico, l'abbiamo visto anche noi. Il profilo patrimoniale rimane piuttosto stabile perché? Perché c'ha tanto patrimonio questa azienda e quindi è in grado di sopportare degli scossoni anche importanti, ma il profilo finanziario si è fortemente deteriorato. Vediamo la dinamica delle rimanenze, questo è senza le rettifiche, no? Quindi da 95 a 113 a 145, questo non ci piace, no? E poi possiamo andare nel dettaglio. No, per capire cosa succede. Vedete, abbiamo detto che il problema si è verificato a livello economico, infatti tutti gli indici di redditività negli ultimi anni tendono ad andare verso il rosso. E poi se vogliamo possiamo scendere più nel dettaglio. Vediamo infine per mia curiosità, perché non mi ricordo le faccine dell'ultimo anno cosa dicono in dettaglio, no, vedete che abbiamo chiaramente delle faccine. Diciamo giallo-rosso, però la cosa interessante è che lo score nel suo insieme rimane positivo. Dice, ma com'è possibile che io ho l'economico giallo, quell'altro giallo e quell'altro rosso, e però lo score è positivo? Ma perché questa è una valutazione di impatto sintetica del profilo economico, questa solo è patrimoniale, ma l'azienda va vista sempre in tutti e tre gli aspetti e quindi complessivamente l'algoritmo automatico valorizzando alcuni aspetti che probabilmente hanno un peso maggiore, no? Complessivamente, vedete, incluso le marginalità, dice sì, guarda, è vero che hai perso il 25%, ma sei talmente solido, no? Patrimonialmente e hai talmente cassa disponibile che probabilmente sei in grado, no? Di in qualche modo garantire il fatto che non andrai a gamballare nei successivi, diciamo, nel breve periodo, ok? Tant'è vero che io sono sicuro, vediamo se la trovo, vedete, indicatore di resilienza, così cominciamo a aprire il capitolo del business plan, tant'è vero che la valutazione che automaticamente Linus fa sui dati prospettici, applicando una perdita significativa, quindi una contrazione significativa del volume d'affari all'azienda, la valutazione che fa è alta, cioè la resilienza è elevata, cioè quello che vuol dire questo messaggino è che se anche l'azienda perdesse un'altra porzione importante di mercato, di volume d'affari, manterrebbe ancora un livello di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario accettabili. Ok? L'ultima cosa che andiamo a vedere è la nostra andamento dello score. Lo stato qua, eccolo qua. Ricordatevi che tutti gli analisi di trend stanno dietro, stanno nell'analisi di bilancio, però nell'ultimo periodo
trovate degli approfondimenti proprio sui dati di ultimo periodo, in questo caso sono il dicembre 2020, quindi le faccine sull'ultimo periodo le trovate nel 2020, la fascia MCC la trovate sul 2020 e così via. Allora, non volevo vedere questo, scusate, volevo vedere l'andamento dello score per vedere se anche lo score intercetta questo deterioramento del profilo nel corso degli anni pur rimanendo in arco verde. Allora, questo non volevo vedere questa di qua, scusate, ho fatto perdere un attimo di tempo, ma ci torniamo subito, di NuScore. Eccolo qua, vedete? Deterioramento, in realtà il 2020 viene riconosciuto come il miglioramento rispetto a quello. Adesso l'avevamo anche visto, se vi ricordate, negli indici si vedeva che i 2 anni assolutamente critici erano quelli in mezzo e poi nel 2020 c'era in qualche modo una miglioria. Però attenzione, oggi il tema è l'impatto sul rendiconto finanziario e in genere sull'analisi del bilancio della riclassificazione, che tutto quello che abbiamo visto è vero per questo modello di riclassificazione di economica e patrimoniale. Adesso cambiamolo completamente. Ok? Luigi, che attività fa questa azienda? Te lo dico subito perché non mi ricordo, perché ne ho presa veramente una a caso. Perdonatemi, ma l'obiettivo ovviamente non è oggi analizzare il singolo caso, ma ragionare sui numeri, fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli e loro motori. Boh. Ok? Anzi, cioè, se volete ce l'andiamo a vedere al volo, possiamo fare così e ci andiamo a divertire a vedere anche come si presenta l'azienda. Innanzitutto vediamo che non vengono fuori notizie negative, questo è importante. Anzi, scusate, faccio un'altra cosa. Vado nell'home page che c'ho direttamente perché questa ricerca che vedete qui su Google è quella che mi consente di andare a cercare notizie negative direttamente su Google. In alcuni casi vengono fuori cose veramente interessanti, no? Che fate così, mettete notizie e a volte, eccolo qua. Questo è un caso che sta venendo fuori in modo naturale, no? Allora, come informazioni, come si può dire, di qualitative, penso che non ci sia niente al mondo meglio di Google per mille ragioni. Non è perfetto, ma perché tutto quello che è nelle banche dati poi comunque viene integrato dentro le piattaforme, eccetera. Io adesso non voglio più parlare di questo caso come nomina Dio, ma voglio parlare della situazione che stiamo guardando. Buttate sempre un occhio sulle notizie. Perché a volte proprio nei trafiletti dei giornali vi vengono fuori delle informazioni che sono pazzesche. A me è successo con un'altra bella banca che stavamo analizzando un caso e non ci tornava una politica di magazzino, no? Esattamente come abbiamo fatto prima. Vedevamo che proprio le dinamiche particolari in un settore per cui non era giustificato, eccetera. Abbiamo fatto esattamente questo click. E cercando le notizie abbiamo trovato incendio nel magazzino dell'impresa tal dei tali, no? Le conclusioni poi ognuno le tira come vuole, ma tenete conto che queste sono informazioni veramente preziose quando si vanno a guardare le aziende. Poi qualunque notizia, come sempre, non è che va presa così com'è e buonanotte, ma diventa ancora una volta lo stimolo per fare i necessari approfondimenti. Volevo vedere al volo il sito internet, così vediamo anche come si presenta. Ecco, pagina non trovata, non si trova il sito internet, non so perché. Questo è proprio il sito dell'azienda. Proviamo a metterci www dietro, magari. Strano, addirittura non c'è neanche il sito internet, mi sembra veramente strano. Però non penso che sia questo il punto, pagina non trovata. Però io a questo punto sono anche curioso cerchiamo con Google il sito, perché a questo punto sono curioso di capire. Perché forse l'hanno cambiata, non è stato. Eccolo, potrebbe essere questo di qua. Ok, abbiamo trovato il nostro sito. Vabbè, qua potete andare a vedere che cosa fa l'azienda, eccetera, eccetera. Allora, perché siamo arrivati qua? Mi sono dimenticato. Sono sincero, stavo guardando l'effetto della riclassificazione. Quindi abbiamo fatto un'analisi che tiene conto di una riclassificazione. Bene, qual è questa riclassificazione? Andiamola a vedere. Ci sono vari modi per farlo, potete andare via a vedere lo schema dettagliato, cosa vuol dire? Vado a vedere prima nel conto economico e poi nello stato patrimoniale, no? Aspettiamo che arrivi.
Come vengono ottenuti i singoli saldi? Quindi vedete i 5 milioni nel 2020 vengono ottenuti inserendo la 1, mentre vedete che qui in fondo, no, nel saldo onere di ricavi diversi di gestione c'è la 5. Ok? Allora cambiamo riclassificazione. Lo posso fare anche direttamente guardando il dettagliato. A me piace vederlo in maniera sintetica e penso che sia meglio anche per voi in questo caso perché si vede meglio. Esatto, Luigi. Allora, quindi andiamo a vedere, cambiamo la riclassificazione, mettiamo la 5, lo riportiamo, lo consideriamo gestione caratteristica e quindi lo portiamo sopra. Ok? Posso fare altre modifiche, adesso capite la logica, poi cerchi, credo che oggi non ci stia seguendo, in particolare un caro amico, fatemi vedere. No, non mi sembra che non riesco a vederlo, ma c'è chi addirittura considera sopra le EBITDA delle poste che sono generalmente in gestione finanziaria straordinaria. La riclassificazione, tenete conto che è sempre un problema, nel senso che azienda per azienda bisognerebbe andare a fare questo lavoro, salvarsi i propri modelli di riclassificazione, magari riclassificazione per, no, settore 32. Riclassificazione per holding di partecipazione, riclassificazioni per le imprese che lavorano nell'edilizia, eccetera, e partire dal proprio modello che vi siete opportunamente salvati e per poi capire se in quel caso particolare è necessario fare delle altre cose. Però abbiamo cambiato il conto economico, andiamo a cambiare lo stato patrimoniale, e però prima di farlo andiamo a vedere anche se nella nostra analisi PFN e EBITDA c'è qualcosa che dobbiamo andare a riguardare. Alla fine, diciamo, tutte le possibili riclassificazioni hanno un impatto su tutto, ma in particolare su PFN ed EBITDA, no? Quindi che si possono riclassificare in varie modalità che potete visualizzare cliccandoci sopra. Vedete, in questo particolare esempio, in questo particolare caso, la riclassificazione per la GLM di PFN ed EBITDA non produce delle differenze mostruose, no? Sì, ci sono, si passano dal rapporto di 2,45 a un rapporto di 4 al massimo, però rimaniamo sempre in soglie accettabili. In altri casi non è così. Quindi, per cambiare la riclassificazione, andiamo a vedere in particolare generalmente gli altri debiti. Debiti verso soci, debiti verso altri finanziatori. Ecco, questo di qua lo vorrei cambiare. Che andiamo a mettere dove? Andiamo a mettere nei debiti a breve termine, debiti finanziari a breve termine. Perché? Perché dopo aver analizzato la nota integrativa abbiamo scoperto che in questa voce debiti verso altri finanziatori c'è una bellissima operazione di factoring prosolvendo e quindi la possiamo considerare come debito a breve. È un esempio, ovviamente non ho idea di quale sia la realtà in questo caso. Aggiorniamo. Beh, capite bene che se per una certa azienda, noi un debito lo consideriamo caratteristico, no? O appunto facente parte delle fonti, le cose cambiano, no? Chiaramente qua è cambiata la PFN rispetto a prima, no? E quindi mi cambia completamente la valutazione. Vedete che però l'andamento dello score, no? Che abbiamo visto era più o meno di questo tipo, cioè saliva, poi scendeva nei 2 anni e poi riprendeva, più o meno è rimasto uguale. Questo perché in questo caso, ma in altri casi cambia completamente, perché di fatto abbiamo visto che abbiamo riportato la 5 sopra l'EBITDA, che era un valore piccolino di circa 300-400 mila euro, e che le problematiche del rapporto PFN su EBITDA non erano così evidenti, no? E quindi nonostante aver portato in PFN, quindi in debiti che devono essere ripagati, una parte di altri debiti, la valutazione complessiva ovviamente è rimasta la stessa. Chiaramente cosa succede? Che tutti gli indici saranno cambiati, no? Tutte le valutazioni di dettaglio sono cambiate, no? E quindi ce l'andiamo a rivedere. Quindi processo, guardo l'azienda, capisco quali sono le macro cose da andare a guardare. Nel momento in cui decido di approfondire l'analisi, devo necessariamente consolidare il modello di riclassificazione e poi andare a fare le mie valutazioni. Andiamo a vedere il rendiconto finanziario.
perché io poi voglio dedicare un po' di tempo al business plan. Vediamo se è cambiato significativamente. Ok? Vedete che fondamentalmente è cambiata qualcosina, no? Nel circolante, perché abbiamo cambiato alcune poste di altri debiti che chiaramente sono finiti nella parte di indebitamento finanziario, no? Quindi, sì, come dicevo prima, il delta è rimasto lo stesso, abbiamo spostato delle voci tra sopra e sotto, ma questo è importante. E il motivo per cui Linus separa questo cash flow da quest'altro è che questo cash flow è ottenuto fondamentalmente aggiungendo alle voci di conto economico soltanto il delta del circolante caratteristico, quindi tutte le modifiche andate a fare hanno impatto da qui in poi. Cosa voglio dire? Che se questa cassa di qua è una cassa buona, positiva, già questo mi piace molto. Perché dentro questi aggregati possono cominciare a entrare in gioco tantissime voci che poi possono essere anche molto complesse da valutare. Quindi i crediti verso soci dove li metto, la PFN come la calcolo, eccetera, eccetera, sono tutte voci che chiaramente hanno un impatto importante. Ok? Domande su questo? Se no facciamo una bella simulazione sul business plan, così cominciamo a entrare nel merito del business plan. Farei così, se sei d'accordo, per impiegare gli ultimi 20 minuti sul business plan, prenderei, grazie Alessandro, prenderei un caso da voi proposto, no? Facciamo una valutazione veloce e poi, in funzione delle domande che ci facciamo analizzando questa azienda, vediamo come utilizzare il business plan. Così magari cambiamo anche nominativo, se volete. Milena, non è chiaro? Allora, se qualcuno vuole darmi un caso, se no vado avanti su questo nominativo. Non so se è stato dato prima, ma veramente sono tantissime le sollecitazioni qui, le domande, i punti, eccetera. Ah, ok, grazie Milena, non ho capito, forse rispondevi no a un'altra cosa, ma va bene. Vabbè, io adesso vado avanti su questo. Business plan, bene. Abbiamo analizzato lo storico, abbiamo messo a posto la riclassificazione, eccetera, eccetera. A questo punto vogliamo, cioè stiamo lavorando sull'azienda, quindi non abbiamo ancora visto come trovare il benchmark, lo faremo la prossima sessione o una delle prossime. Dobbiamo cominciare però a guardare appunto alla proiezione, al domani, a come sta andando. E però purtroppo guardando bene questi dati, noi scopriamo che il domani è già ieri, perché il 2021 è già finito, ok? E il domani sarebbe il 2022. E qui, scusate come scrivo, ma lo faccio col mouse e quindi va. E quindi cosa facciamo? Ci sono diverse strade. La prima, noi siamo così fortunati che possiamo farci dare dal cliente, o abbiamo a disposizione, i dati del 2021. Li andiamo a caricare, no? I dati del 2021 con le opportune procedure, eccetera, eccetera, e aggiungiamo un'altra colonna. E quindi la stessa analisi che abbiamo fatto fino al 2020 l'avremo aggiornata al 2021. Significa passare da un'analisi vecchia di 15 mesi a un'analisi vecchia di 3 mesi, molto diverso. Secondo caso, invece, che è quello che usiamo adesso come caso scuola, non abbiamo i dati contabili sul 2021, quindi dobbiamo provare noi a fare delle simulazioni. Simulazioni, vi ricordate, dati storici, ultimo periodo, benchmark, business plan. Quindi dobbiamo andare sul business plan, ok? Il business plan ha sempre tutti gli stessi menu, vedete, analisi PFN su EBITDA, lo score prospettico, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al civilistico, ai vari schemi e quant'altro. Dobbiamo andare a inserire le ipotesi, perché il business plan, se non mettiamo le ipotesi, non parte. Cioè, io come faccio a dire che le ipotesi da inserire su questa azienda sono di crescita, di investimento, di cambio della politica degli ammortamenti, dell'indebitamento o meno, deve metterlo qualcuno, okay? Oppure richiamare dei modelli predefiniti ma che prevedono un lavoro di impostazione iniziale che va fatto a parte. Conto economico, analisi numerica. Vediamo come funziona. Allora, la logica è molto semplice. Si parte dall'ultimo bilancio che ho a disposizione nella parte storica. Ok? Quindi 2020,
col mio conto economico, con lo stato patrimoniale, con il rendiconto, con tutta l'analisi del 2020. Linus se ne tiene conto e utilizza questa analisi ultimo periodo e qualunque degli input che voi andate a inserire, indifferentemente sull'economico o sul patrimoniale, per creare la proiezione su un arco temporale che può andare fino a 12 anni o che può essere mensile. Ok? Facciamo un esempio. Immaginiamo che noi vogliamo, abbiamo saputo da qualcuno, ce l'ha detto il cliente, l'abbiamo ipotizzato, abbiamo visto le notizie sulla stampa che non ci sono piaciute e questa azienda ha perso ancora nel 2021 il 20%. Metterò qua il 20%, ok? Posso mettere qualunque altra ipotesi, diciamo, contemporaneamente e aggiorniamo. Vediamo cosa succede. Allora, cosa è successo? Bene, 52 milioni meno 20%, ok, fa 41 milioni. I consumi, quindi acquisti e variazioni di rimanenze, saranno coerenti percentualmente con quelli di prima, ma tengono conto anche delle variazioni di rimanenze, quindi che è un dato di stato patrimoniale, ok? Se io voglio cambiare contemporaneamente gli acquisti e le variazioni di rimanenze, gli acquisti li cambierò qui nel conto economico. Le variazioni di rimanenze li ottengo come input sullo stato patrimoniale, ok? Che automaticamente poi mi darà in conto economico la variazione di rimanenze. Ma adesso vi faccio vedere meglio. I costi, se sono variabili, si sono allineati alla nuova riga di ricavi. I costi, se sono fissi, si sono mantenuti, a meno che io non inserisca qui che sono diventati 14 milioni e mezzo, no? Quindi metto un input. Ricordiamoci che il Linus nel business plan si prendono gli input, cioè il numero che inserisco sovrascrive il precedente o altre ipotesi che effettua Linus. Nelle rettifiche storiche si utilizzano appunto delle rettifiche, quindi c'è un delta rispetto al periodo precedente. Quindi va giù gli ammortamenti, non ho messo nessuna ipotesi nello stato patrimoniale e quindi li mantiene costante. Se cambio l'attivo fisso netto, chiaramente mi cambiano anche gli ammortamenti. E gestione finanziaria fino ad arrivare alle imposte che vengono ricalcolate come indicato nella nota. Ok? Quindi in questo modo, ipotizzando questo meno 2020, io so che l'azienda farebbe una perdita di 3 milioni e 7, ma vi ricordate che Linus diceva già che l'azienda era resiliente, cioè che sarebbe stata in grado di sopportare un'ulteriore perdita? Questo ci viene fuori da questo giudizio, che comunque rimane accettabile, rimane verde in virtù del grande patrimonio. E andando nel dettaglio, vediamo che la liquidità per effetto di questo calo del fatturato è cresciuta di 1,4 milioni, perché è il classico esempio in cui si libera del circolante ed è diventata, io ho perso il mouse, quindi a questo punto sono pressoché rovinato. Eccolo qua, connessione persa. Quando è così poi ritorna, spero. Altrimenti mi darete un attimo il tempo di cambiare le batterie e se no qualcuno mi racconta una barzelletta perché non saprei veramente che fare. Quindi datemi un attimino. Allora, datemi un secondino, fatemi qualche domanda, toglietemi da questa situazione terribile, tutto il tempo che ho posto a cambiare le batterie. Scrivete qualcosa, tanto non posso leggerla perché non riesco a scorrere verso il basso l'elenco delle domande, ma vedrete che in un istante riusciremo a fare anche questo. La speranza che sia solo un tema di batterie, ma io penso di sì. Ecco qua, secondo me riparte tra un istante. Eccolo qua. Bene, allora vediamo se nel frattempo c'è una domanda. Allora, perché ci sono degli importi in arancio? Adesso lo vediamo. Come mai calcola le imposte se faccio una perdita? Adesso questo lo vediamo, però diciamo il problema è che le imposte si pagano anche sul personale, quindi questo adesso lo vediamo subito. Come si fa a sapere qual è il limite di perdita entro il quale l'impresa rimane comunque resiliente? Questo è importante. C'era una volta un americano, un tedesco e un italiano, Pierpaolo Carlino,
voleva togliere dalla difficoltà raccontarmi una barzelletta. Allora, primo punto, come faccio a sapere fin quando posso perdere? Vabbè, c'è, diciamo, un metodo molto rozzo, ma funziona, che richiama il famoso metodo dell'esistenza degli zeri, no? Cioè, cosa vuol dire? Che io ho messo meno 20% e va bene, metto meno 40, no? Vedo come va, poi metto meno 30, cioè gioco fondamentalmente sui numeri per vedere quello che è, diciamo, l'impatto. Diciamo, questo è per giocare, ma insomma, vedete che ancora con meno 40 sono sul critico e già l'anno dopo diventa negativo. Chiaramente se metto meno 5, quindi arrivo rapidamente a trovare un numero che mi aiuta a capire. Però ci sono dei metodi più efficaci e più professionali e più matematici, se volete, che mi aiutano a raggiungere l'obiettivo. Vediamo come. Il primo punto è questo fantastico numero del break even, no? Allora, non è facilissimo rispondere a questa domanda, cioè quello è quel numero oltre il quale comincio ad avere dei problemi. Dipende che cosa sto misurando, perché se io sto guardando un'azienda che ha un problema un po' come in questo caso di natura economica, no? Quello che devo fare è andare a comprendere qual è quel valore dei ricavi che mi rende nullo l'EBIT, almeno, no? Il famoso break-even. Quindi andando a inserire 48, io so che fondamentalmente per avere un EBIT, no, pari a zero, dovrei andare a inserire appunto questo valore del break-even, e questo è un valore importante, no? E quindi come faccio fondamentalmente a utilizzare questo numero? Beh, io sto partendo da 52 milioni, no? Che è il dato del 2021. Beh, vuol dire che se l'azienda me ne perde ancora 4, tutto sommato mi mantiene il valore di break-even, che è un valore accettabile, no? Che non c'è una risposta univoca, cioè non c'è un algoritmo che dice fai così, automaticamente viene colì, no? Poi altri punti, moltiplicatore, perché questo numero è in arancione? Perché la soglia definita come accettabile o meno per il moltiplicatore dei costi fissi è tale per cui non viene considerato rosso, ma viene considerato arancione, e dentro gli indici trovate anche le soglie che determinano i colori. Ok? Così come KPI settoriali raggiunti ne raggiunge 2 su 15, l'OM ne raggiunge 7 su 23, cioè automaticamente vedete che ci sono già una serie di indicazioni che vi aiutano a capire qual è la situazione aziendale. Guardate bene questa riga di qua e memorizzatela. Utile più ammortamenti, qua volutamente c'è scritto proxy di autofinanziamento, no? Quindi proxy della cassa. Tenetela a mente, meno 257 e ci arriviamo. Qua sotto, già nella pagina di conto economico, trovate, no, le voci principali per fare le simulazioni, no? Anche per quanto riguarda le principali voci dello stato patrimoniale, e in particolare il circolante, perché magari mentre sto facendo l'ipotesi di conto economico, dico sì, però io so anche che questa azienda nel 2021, oltre ad avere perso ancora fatturato, ha avuto problemi da incassare, per cui da 57 giorni medi è passata a 90 giorni di tempo medio di incasso, no? Questo cosa produce? Un incremento del valore dei crediti verso clienti e quindi un assorbimento di cassa, no, che chiaramente, no, vedete, porta a una riduzione della cassa da 5 milioni e 8 a 3 milioni e 3, e automaticamente il giudizio mi diventa critico. Perché? Perché chiaramente ho meno cassa di prima e sto facendo fatica ad incassare, ok? Contemporaneamente, rispetto al conto economico, quindi posso andare a fare le mie ipotesi. Anzi, ricordiamoci, in questo momento, vedete, l'utile più ammortamenti è sempre 257. Posso andare a fare le mie ipotesi sullo stato patrimoniale. E quindi vedete che ovviamente le ipotesi che ho inserito di là me le trovo anche di qua, nel senso di là in calcio al conto economico, di qua nello stato patrimoniale, e posso continuare a giocare. Per esempio, la banca mi ha detto che doveva rientrare di 1 milione sui debiti a medio e lungo termine. Bene, mettiamo meno 8 milioni 534, sono meno, è un input, quindi 8 milioni 534 e 296, cioè sarebbe questo valore meno 1 milione, ok? Quindi posso inserire l'ipotesi, ripeto, anche per tutti gli anni, aggiorno,
Fatte le mie ipotesi a livello di economica e di patrimoniale, che possono essere fatte in maniera grossolana e quindi utilizzando il modulo business plan come ambiente di simulazione, o possono essere fatte in maniera molto analitica e dettagliata fino a tenere conto dell'impatto IVA per anni con tutte le specifiche, eccetera. Poi qua è un tema di diciamo, vanno fatti gli approfondimenti verticali molto importanti. Su questo ci sono già delle sessioni preparate. Ci sono una serie di webinar specifici proprio per andare a trattare delle tematiche molto molto verticali. Fatto questo, possiamo andare a vedere il rendiconto finanziario. Cristina, arrivo subito sulle imposte, me l'ho dimenticato. Rendiconto finanziario, vi ricordate che veniva fuori meno 250.000 euro utile più ammortamento circa? Che cosa c'entra con questi numeri? Assolutamente nulla. Perché? Perché l'abbiamo visto, cambia completamente a seconda delle dinamiche del circolante. Utile più ammortamenti, vedete, meno 3,7 più 3,5, quindi la perdita più gli ammortamenti, che è sempre costante qualunque cosa succeda alle dinamiche del circolante. Quindi utile più ammortamenti noi lo teniamo lì perché qualcuno gli dà un'occhiata, perché se io ho proprio un bilancio abbreviato e magari guardo pure quello perché va bene, se ho un bilancio di un'azienda molto stabile come modello di business e ancora non riesco a dare un'occhiata, però utile più ammortamenti non è assolutamente nulla che sia da utilizzare come affidabile ai fini della determinazione del cash flow operativo. Tranne che in alcuni casi particolari, ma veramente minimi. Allora, Cristina mi ha chiesto: ma come fa a calcolare le imposte? Vediamo, c'è scritto qua. In assenza di input, le imposte sono calcolate applicando l'aliquota del 24% al reddito d'imposta e aggiungendo il 3,9% alla stima del reddito imponibile IRAP. Ok? In assenza di variazioni, costo personale, gestione finanziaria, gestione straordinaria di BT e le imposte sono uguali a quelle del periodo precedente. Quindi, fondamentalmente, in questo caso va a vedere il costo del personale, ok? E va a applicare l'opportuno aliquota. Chiaro che è un'approssimazione per ovvie ragioni, però è quella, diciamo, quella migliore che si può fare a questo livello. Nel business plan mensile, tra l'altro, nel calcolo delle imposte c'è tutto un ragionamento che addirittura va a lavorare sul tema di, insomma, va a lavorare per evitare che ci siano dei disallineamenti legate al fatto che io contabilizzo mese per mese determinati valori, ma in realtà poi devo fare un conteggio di fine anno e quindi fare dei lavori molto molto approfonditi. Cosa importante, se voglio cambiare il costo del personale, attenzione che il costo del personale è un di cui del costo fisso di produzione, no? Io ho il costo del personale nei costi fissi, ma ho anche per esempio il godimento beni terzi. Allora, se voglio inserire un'ipotesi a livello di costo del personale, vado in calce e vado a metterlo tranquillamente qui sotto e lui fa tutti i suoi conticini, ok? Tenendo conto di andare a variare i costi fissi quando inserisco questi input, solo della parte relativa al costo del personale. Stessa cosa sugli oneri finanziari, ok? Che sono un di cui della gestione finanziaria. Quindi, se voglio modificare il costo del denaro e quindi solo gli oneri finanziari, inserisco la rettifica in calce al conto economico e lui automaticamente mi va a inserire i valori corretti all'interno della gestione finanziaria. Ok? Con un minuto di anticipo, direi che abbiamo fatto una bella carrellata vedendo appunto gli impatti sul rendiconto finanziario di alcune cose, la rettifica sulle rimanenze, alcune rettifiche. Abbiamo visto come il cash flow è un po' più sincero dell'EBITDA, abbiamo visto come cominciare a utilizzare diciamo il simulatore di volo, come dice il buon Ivan Fogliata, che sarà il nostro ospite della prossima sessione, per fare delle simulazioni, per simulare magari quello che può essere un risultato già intercorso, ma di cui non abbiamo i dati, e per fare delle proiezioni. Chiaramente oggi siamo rimasti a un livello molto alto, ci sono delle sessioni specifiche in cui andremo molto molto in profondità su questo tema. Io avrei finito. Se
Gli importi in arancio, intendevi, Cristina, intendevi questi di qua, giusto? Quindi moltiplicatore dei costi fissi. Ah, questi di qua, scusami, adesso ho capito. Grazie, Cristina, ho capito adesso. Ce l'ho fatta. Questi importi in arancio sono degli importi che derivano da una rielaborazione che effettua l'INUS, no? Per esempio, questo importo di qua non è in arancio perché deriva dal fatto che qualcuno ha inserito un input. Mentre, per quanto riguarda per esempio i costi variabili di produzione, l'arancio dice: guarda che noi l'abbiamo modificato rispetto al valore per rettifica applicando un algoritmo. Quindi serve per far andare l'occhio dell'utente su degli automatismi che l'utente può tranquillamente forzare, no? E l'input dell'utente vince sull'automatismo di Linus. Ok? Quindi se io faccio un investimento e quindi aggiungo relativo fisso netto, automaticamente Linus mi riallinea gli ammortamenti, però magari a me il calcolo degli ammortamenti che mi fa Linus non piace e quindi lo forzo e automaticamente vince l'input su quello che è il calcolo automatico. Ok, benissimo. Io vi ringrazio tantissimo. Come al solito, siete sempre fantastici quando ci lasciate i commenti. No, alla fine, ma non tanto come giudizio, cioè ci fa piacere se ci siete andata bene, se aspettate, se avete avuto quello che vi aspettavate, delle aree di miglioramento e quant'altro, ma più siete puntuali magari sulla necessità di approfondire un aspetto o un altro o sulle problematiche che voi avete, più noi riusciamo poi a esservi di supporto, sì, individualmente, che insomma attraverso una programmazione che vada a toccare quanto più possibile i temi che sono di maggiore interesse per voi. Vi ringrazio tutti quanti e buona continuazione. Ci rivediamo al prossimo appuntamento. Comunque, stiamo in contatto. Grazie mille a tutti e buon lavoro. Ciao, 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 ciao.